Assessore Santavenere, prima giornata della trasparenza amministrativa in Comune a Pescara, una giornata importante. Oggi noi vogliamo condividere con tutta la cittadinanza, con ovviamente anche i ragazzi presenti in sala consiliare, un percorso diciamo di cittadinanza, di condivisione. E infatti trasparenza vuol dire avere la possibilità di conoscere quelle che sono le attività istituzionali dell'ente, ma anche quelle che sono le modalità, le procedure dell'erogazione dei servizi. Quindi per noi è molto importante dare garanzia per quei valori appunto costituzionali del buon andamento, dell'imparzialità, della legalità dell'azione amministrativa, quindi soddisfare il diritto di informazione e di controllo che il cittadino ha. Nostra intenzione è potenziare questo con un software che renda addirittura automatico nel momento in cui l'atto viene praticamente prodotto l'inserimento in questa sezione di amministrazione trasparente. Abbiamo oggi anche proprio voluto parlare di quelli che sono gli strumenti effettivi di dialogo con il cittadino, perché noi crediamo davvero che ricostruire e quindi riconquistare la fiducia del cittadino possa davvero iniziare da un percorso di condivisione di quello che l'ente appunto svolge quotidianamente, ma soprattutto di rendere tutto quello che viene fatto trasparente. Quindi bisogna anche non soltanto parlare di trasparenza formale, quindi normativa, ma anche di trasparenza sostanziale, cioè fare davvero, come dire, un passaggio culturale